possiamo andare alla seconda parte. Non ditemi che avete capito tutto, altrimenti non ho raggiunto il mio obiettivo, non farvi capire nulla perché voi capiate tutto. Andiamo alla seconda parte. Guardate le conclusioni dell'esperimento a cui facevo cenno prima, l'esperimento delle immagini latente, no? È stata fatta presso l'Enea di Trascati, quindi noi italiani possiamo essere ben orgogliosi di questa situazione. Interessante queste conclusioni. Le leggiamo insieme. I nostri risultati, parliamo della formazione delle immagini sinottiche, con molto altissima probabilità è frutto di un lampo di luce brevissimo e potentissimo che ha impressionato il Dio. E questa immagine, questa tecnologia, diciamo così, questa teoria della luce va tenuta in altissima considerazione perché l'immagine che è venuta fuori non solo ricalca la sindrome a livello macroscopico, ma la ricalca anche a livello microscopico. Quindi è per questo che la luce ha tenuto questo esperimento e ha tenuto in altissima considerazione perché riproduce l'immagine sintonica tanto a livello macroscopico che a livello apparente, quanto a livello microscopico, nelle caratteristiche specifiche della formazione dell'immagine, della sostanza dell'immagine. Che dicono queste conclusioni? I nostri risultati dimostrano che un brevissimo e intenso impulso di radiazione ultravioletta da vuoto colora tessuti di lino in modo da riprodurre le caratteristiche della IC, impronta corporea della sindone. La potenza richiesta per colorare una superficie uguale alla sindone è di circa 30.000 miliardi di watt, questo è interessante, ma nessun laser costruito fino ad ora arriva a un millesimo di questa potenza. Allora, questo esperimento ha impressionato. Un pezzettino di lino di 10 cm per 10 con il laser ad oggi più potente al mondo. Pensate se la luce sia stata veramente la fonte dell'immagine sinonica, che potenza possa aver avuto quella luce esplosa da un cadavere. Quindi a oggi nessun laboratorio al mondo è in grado di riprodurre l'immagine corporea della sindone con un solo impulso laser. L'ipotesi che una esplosione di energia sia stata all'origine della formazione dell'impronta corporea della sindone, tra parentesi, è impossibile. I risultati da noi ottenuti indicano che la impronta corporea della sindone potrebbe essere stata generata da un lampo di luce molto intenso. Lo scrivono gli scienziati, non il vescovo di Canicattina, se c'era di oggi. Ora torniamo quindi al come si sia formata l'immagine sindonica. Noi sappiamo scientificamente cosa sia, cosa è l'immagine sindonica, cos'è in pura, è la scienza che lo esclude, ma sarà tema di altro. Cos'è l'immagine sindonica? L'immagine sindonica è tecnicamente, scientificamente, degradazione per ossidazione e disidratazione delle fibrille superficiali del lino. È il lino portato al massimo grado di ingiallimento, di invecchiamento. È un po' quello che capita a un lenzuolo se lo lasciamo esposto al sole per tanto tempo, un giornale esposto al sole si diventa marroncino e si invecchia la fibra del lino. Questa è l'immagine sinonica, degradazione per ossidazione e disidratazione delle fibrille superficiali del lino. Sappiamo cos'è l'immagine sindonica, ma il mistero che ancora ad oggi l'immagine sindonica qual è? Come si è formata l'immagine sindonica? Essa, come abbiamo letto, sarebbe stata generata da una radiazione ultravioletta direzionale estremamente breve. L'origine della formazione dell'immagine sindonica, quindi, con estrema probabilità, andrebbe ricercata nella luce, dalla luce. Ma la domanda
è la seguente: come può un essere umano, addirittura un cadavere, sprigionare il cielo? Nei Vangeli, guarda un po', questi intrusi fastidiosi, nei Vangeli possiamo ritrovare un episodio che riesce a fornirci qualche spunto nel merito. Difatti, non è forse vero dai Vangeli che Gesù possedeva questa dote, ovvero la dote di emanare luce? Faccio chiaramente riferimento all'episodio della trasfigurazione. Attenzione! Il quale, oltre ad avere certamente significati cherigmatici, cioè teologici, è certamente un evento storico, come tutti gli eventi dei Vangeli e come tutti gli eventi della Sacra Scrittura sono storia e cherigma. Quante volte, scusa, ho sentito la trasfigurazione, ma rappresenta, non so, la lucidanza, che era il film Shine, insomma, però è un po' arrampicato. La trasfigurazione è un evento cherigmatico, c'è cioè un messaggio teologico, ma è storico. È inutile che io ve la stia a ribadire, a tirata. Se non è storia, è una teologia. Dio per bambini. La nostra fede è anche storia. E anche l'evento della trasfigurazione è un evento certamente storico. Ma lo andiamo a fondare. Questa affermazione la andiamo a fondare. La trasfigurazione, infatti, non solo è un evento supportato da una testimonianza extra-evangelica, non si parla solo dei Vangeli della trasfigurazione, c'è anche una testimonianza extra-evangelica. Dove? Nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, dal versetto 16 al versetto 18. Guardate un po' quello evidenziato. Cosa dice seconda Pietro 1, 16-18? Le due parole chiave. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la volontà del Signore nostro Gesù Cristo. È l'Apostolo che parla. Vi abbiamo fatto conoscere Gesù Cristo non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate. In greco è se sofismeo e sinitois, tecnicamente sarebbe non siamo andati dietro a miti capziosi. Ma noi abbiamo parlato di Gesù Cristo perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. In greco è epoptai, testimoni oculari, epoptai, significa con gli occhi. Noi quello che abbiamo detto di Gesù Cristo non lo stiamo dicendo per essere capziosi, lo stiamo dicendo perché l'abbiamo visto con i nostri occhi. E qui potrei citarvi anche la prima lettera di Giovanni, e dice quello che noi abbiamo veduto, toccato con le nostre mani, storia, questo ve lo annunciamo, kerigma, storia e kerigma. E questo passo qui è proprio un passo extra evangelico, secondo le lettere di Pietro, che parla proprio di quello che hanno visto con i loro occhi. L'hanno visto dove? E infatti ricevete onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: questo è il figlio mio amato, il quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. Quindi seconda lettera di Pietro dice che noi apostoli sull'alto monte abbiamo visto con i nostri occhi quello che diciamo, storia. Quindi la trasfigurazione non solo ha una testimonianza extra-evangelica, ma si inquadra la trasfigurazione decisamente all'interno delle coordinate di luogo e di tempo. Se io dico un evento lo inquadro nelle coordinate di luogo e di tempo, è un evento certamente storico. Andiamo un po' a guardare queste due coordinate applicate alla trasfigurazione.
Per quel che concerne il nuovo, altra parolina insieme a vuoto, e poi vediamo se alla fine si sveglia l'uomo. Qui non c'entra nulla, è l'uomo in senso generico, ma tenetela bene a mente. Per quel che concerne il l'uomo, è che la tradizione più consolidata, a partire dal IV secolo d.C., non ha mai mancato di suffragare sempre il Monte Tabor quale luogo certo della trasfigurazione di Gesù. Chi è stato, chi andrà in Terra Santa, andrà tranquillamente sempre sul Monte Tabor e lì si considera, si contempla proprio l'evento della trasfigurazione. La tradizione fin dal IV secolo parla di Monte Tabor come evento luogo certo della trasfigurazione, coordinata di nuovo dal IV secolo, altissimamente si può dire verosimile come luogo certo. Interessante l'etimologia del nome Tabor. Tra le varie interpretazioni, quella più rilevante, che è seguita anche qui fin dal IV secolo, associa il termine Tabor esattamente alla luce. Questo perché Or in ebraico significa proprio luce. Ecco quindi come nel nome Tabor vi potrebbe essere proprio un diretto riferimento alla luce. Questo luogo sarebbe quindi il monte della luce. Per quel che concerne il tempo, poi, gli studiosi hanno notato come tanto il contesto quanto i termini adoperati nei testi evangelici che narrano della trasfigurazione rimandino ad una delle feste più importanti del popolo ebraico. Verosimilmente la trasfigurazione, in base alle parole usate all'interno della narrazione della trasfigurazione, ci portano ad intuire in maniera molto forte come la trasfigurazione avvenuta verosimilmente, con altissima verosimiglianza, sul Monte Tabor, sia avvenuta a ridosso oppure in concomitanza con la festa di Sukkot, ovvero esattamente festa delle capanne o delle tende, festa estremamente gioiosa che avviene in un periodo a cavallo tra i nostri settembre e ottobre. Quindi è molto probabile che la trasfigurazione sia avvenuta sul Monte Tabor, tradizione fin dal IV secolo, coordinata di nuovo Tabor, monte della luce. E molto probabilmente, analizzando i termini della narrazione dei Vangeli dell'episodio della trasfigurazione, la trasfigurazione coordinata di tempo sarebbe avvenuta in concomitanza con la festa ebraica di Sukkot, festa delle tende. E che caratteristica ha questa festa di Sukkot, ovvero festa delle tende per gli ebrei? È una festa associata al giorno messianico ed escatologico. Rinunciamo un po' a queste cose qui. Interessante notare come la coordinata di nuovo della trasfigurazione, monte della luce, così come la coordinata di tempo, festa delle tende, che è il giorno messianico ed escatologico, con queste caratteristiche appena descritte, riescano a centrare un deciso riferimento proprio a cosa? Proprio alla sindone, luce, tenda, messianico, escatologico. Come possiamo leggere infatti la sindone? Possiamo leggere la sindone proprio come una tenda. Non è probabilmente anche una tenda, non si può leggere anche la sindone come una tenda in cui si è manifestata la luce della risurrezione del Messia. Vedete le quattro caratteristiche di luogo e di tempo della trasfigurazione, come possono leggersi dentro la sindone: monte della luce, festa delle tende, giorno.
giorno cristiano ed escatologico, la sindrome non può essere letta proprio come una tenda nella quale si è manifestata la luce della risurrezione escatologico del Messia. Sono le letture schietiche molto interessanti, come legano la trasfigurazione alla risurrezione e nello specifico anche alla sindrome. Bene, tornando al racconto evangelico della trasfigurazione e nello specifico particolarmente l'Evangelo secondo Matteo e Marco, il verbo che indica la trasfigurazione di Gesù nel greco originale di detti evangeli è metamorfo. Noi lo traduciamo trasfigurare, quindi trasfigurazione. Metamorfo è scritto in greco. Gesù si è metamorfo, trasfigurato. Ma metamorfo letteralmente significa trasformare, mutare nella forma. Ma Matteo è ancora molto più preciso. Questi, infatti, ci riferisce come il volto di Gesù brillò come il sole. Quindi, in poche parole, Gesù metamorfò. E la trasfigurazione è un evento storico. Gesù sul monte Tabor metamorfò, si è trasformato in luce. Lo dice il Vangelo secondo Matteo ed è un evento storico. Ora, nell'Antico Testamento c'è un passo in stretta connessione all'episodio della trasfigurazione ed è narrato in Esodo, capitolo 20, versetti 29, 30 e 35. Quando Mosè scese dal Sinai con le tavole della testimonianza, e cito, la pelle del suo viso, la pelle del suo viso era raggiante. Attenzione, interessante notare come l'ebraico or intende sia luce, ma intende anche pelle. Se io in ebraico dico or, dico luce e dico pelle. È molto interessante. La pelle del suo viso era raggiante, in ebraico orre, pelle e luce. Ecco allora che la or, pelle di Mosè, dopo aver conversato con Dio, dopo aver fatto l'esperienza di Dio, dopo essere stato alla presenza di Dio, dopo la diretta relazione, la pelle or di Mosè diviene or luce, e questa sembra proprio la dinamica di quello che verosimilmente ha detto nella sindone, sindone in cui la manifestazione della presenza di Dio, la risurrezione, ha reso la or pelle di quel cadavere or luce. Tra l'altro, immagino se abbiamo studiato un po' scienze, lo sappiamo, è interessante anche quest'altra nota: la luce ha natura sia ondulatoria e sia corpuscolare. La luce è onda e particella, tutte quelle cose. È pelle e luce, è interessante questa cosa, ve lo dice la scienza. La luce è onda e particella. Vedete come l'esegesi non è una scienza astratta o speculativa, ma è una scienza proprio concreta e pratica. Quello che dice l'esegesi lo dice la scienza. Abbiamo analizzato Matteo e Marco circa la trasfigurazione. Abbiamo visto che ha dei versi nettamente sinottici, anche Luca parla di trasfigurazione. Vediamo se Luca ci dà qualche altra nota all'interno della narrazione della trasfigurazione che ci porta alla sindone. Anche
anche il racconto della trasfigurazione secondo Luca riesce ad offrirci uno spunto simbolico. Il terzo evangelista infatti dice così, cito: Pietro e i suoi compagni, all'interno dell'evento della trasfigurazione, Pietro e i suoi compagni videro la gloria di Gesù. Ebbene, in ebraico gloria si dice kavod. L'aspetto interessante del termine kavod è il fatto che questo sostantivo kavod, gloria, viene dalla stessa radice di kavet, e questo verbo kavet significa invece essere pesante. È in contraddizione, no? La gloria, kavod, viene da un verbo kavet che significa essere pesante. E ora vogliamo un'attenta riflessione. Il movimento con cui si manifesta la pesantezza cadente è chiaramente dall'alto verso il basso. Invece il movimento con cui si manifesta la gloria è decisamente dal basso verso l'alto. Bene, pesantezza e gloria quindi sembrano letteralmente agli antipodi. Eppure la nostra fede, pensiamoci bene, la nostra fede è esattamente l'identità tra kavod e kavod. Vi faccio solo un esempio. Filippesi capitolo 2, versetti dal 5 all'11, e lo cito: umiliò se stesso fino alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò, Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Altri esempi: Gesù è vero uomo e vero Dio. La nostra fede è giocata tutto su cavolta e cavella, la stessa cosa, forse sono gli antipodi. Diciamo, la nostra fede è una coincidenza antipodica per creare una pax legomena, cioè una parola detta una volta solo. E venendo a focalizzare questo discorso proprio sulla risurrezione, e in particolare sulla nella sindone, questo duplice movimento opposto eppure coincidente tra cadet e cavolta, tra pesantezza e gloria, si riesce ad individuare fisicamente proprio nel sacro velo. Difatti, l'attimo della risurrezione, che è la gloria, kavod per eccellenza, è coinciso esattamente con che cosa? Con la sindone che si svuotava, che si afflosciava, che si sgonfiava, ovvero con la sindone che fisicamente si appesantiva, cadente. La sindone che si svuotava. Avevo detto all'inizio il vuoto, no? Andiamo un po' adesso a questo vuoto. Focalizziamo allora l'attenzione proprio in merito al vuoto sindonico. E partiamo ancora dall'ebraico. Ecco, in ebraico c'è un termine tanto più importante quanto misterioso. Questo termine è kaporet, che in italiano è da intendersi, ovvero da tradurre, ed è tradotto così, con propiziatorio, kaporet. Cos'è il propiziatorio? Il propiziatorio per gli ebrei era il coperchio, kaporet, coperchio, la radice la sentite. Cos'era il kaporet per gli ebrei? Era il coperchio dell'arca dell'alleanza, o meglio ancora, era, attenzione, il kaporet era il coperchio, o meglio ancora, era quello spazio vuoto tra i due cherubini si rendeva manifesta la Shekinah.
Shekinah. Cos'è la Shekinah? La presenza fisica del Signore. Lo spazio del propiziatorio, dunque, pur rimanendo vuoto, era pieno della presenza di Dio. Anzi, proprio perché era vuoto, era pieno della presenza di Dio. Difatti, proprio perché irrappresentabile il Signore è, ovvero il Signore è Dio, proprio in virtù del vuoto di ogni definizione. Vedete che lo sta capendo nulla. Data la profondità del concetto, per cercare di comprendere, recuperiamo alcuni episodi del Nuovo Testamento. Pensiamo ad esempio a Gesù. Hai messo nel tuo presente il centurione romano? Sì. C'è. Pensiamo ad esempio al centurione romano sul Golgota. Il centurione romano sul Golgota cosa fa? Egli riconosce Gesù presente come figlio di Dio, proprio nell'assenza più profonda della sua divinità. Quando muore che dice? Ah, questo era figlio di Dio, ma quando muore? Il centurione riconosce Gesù presente come figlio di Dio proprio nell'assenza più profonda della sua divinità. E ancora, come non ritrovare questa dinamica di presenza-assenza anche nell'episodio dei discepoli di Emmaus? Invero, appena questi riconobbero il risorto presente in mezzo a loro, Gesù sparì dalla loro vista. E venendo quindi al nostro tema importante, ovvero la sindone, sindone che era propriamente una copertura, un coperchio cappolato, proprio perché svuotata, proprio perché vuota, la sindone era presenza piena di colui che. E tutto ciò ora possiamo chiaramente distinguerlo nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 5-6, e lo cito. L'immagine che vedete sono le pirofore che si recano al sepolcro, guarda il velo di Gesù vuoto e c'è l'angelo che indica bene l'immagine di il codice Braille. Qui potremmo parlare un'ora su questo codice Braille con riferimento alla sindone, ma ci basta solo il richiamo all'episodio delle pirofore che vanno al sepolcro e c'è l'angelo che dice loro guardate e non c'è niente. Adesso ve lo cito, vediamo se tutto quello che vi ho detto vi fa scaturire qualcosa. Adesso come si apre questo passo di Matteo, capitolo 28, quindi risurrezione, versetti 5-6, ve lo cito. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Ma che cosa c'era da guardare in quel luogo? Nulla, era vuoto. Ma l'invito dell'angelo era proprio quello di mettere le donne esattamente al cospetto di quel vuoto, di quell'assenza. Quell'assenza, quel vuoto, che era però presenza piena del risorto. Ecco allora come il vuoto nel Santo Sepolcro porta a pieno
compimento il vuoto del propiziatorio. Il vuoto nel Santo Sepolcro, infatti, doveva essere visitato, doveva essere guardato, proprio perché in quel vuoto, in quell'assenza, la presenza del Signore è pienamente compiuta. La totale assenza di Gesù Cristo nel sepolcro, i telini sgonfiati, la sindone vuota, proprio questa completa assenza, proprio questo completo vuoto, è presenza piena di colui che è, presenza piena che il Signore è. Interessante notare ancora, a corollario di ciò, come in Giovanni capitolo 20, versetti 11-12, sia così scritto, e lo cito, sempre Giovanni 20, la risurrezione. Maria invece, Maria Maddalena, stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Come non rilevare il fatto che questa immagine ricalca esattamente la collocazione dei due cherubini sull'arca dell'alleanza, i quali erano posti precisamente proprio agli estremi del luogo vuoto del propiziatorio. Propiziatorio che era esattamente il trono della Shekinah, il trono della presenza piena e fisica del Signore. Ergo, la sindone vuota è il trono della presenza compiuta del Signore. È un po' più chiaro il passaggio? Andiamo in conclusione, ma aggiungiamo altra carta, non andiamo a scemare, andiamo a crescere. Ed ora, giunti a conclusione di questo faticosissimo percorso, anche per me, recuperiamo la traduzione letterale che abbiamo proposto di Giovanni, capitolo 20, versetti 6-7, e aggiungiamo ancora dell'altro. Traduzione nella quale ora, oltre a quanto già spiegato, includerò ulteriore dettaglio, nonché uno strano finale. Bene, ecco allora quale potrebbe essere un senso ancora più letterale del passo in questione di Giovanni 26-7, come se ve ne avesse dette poche. Andiamo ancora più letterale su questi due versetti. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, tra l'altro. Io non traduco i verbi. La consecutio tempo, non in Giovanni, consecutio tempo, non ho detto una bestemmia. Consecutio tempo significa che se io parlo al passato, i verbi devono essere al passato. Non è che io dico io mangiai il pane che oggi ho comprato, cioè non torna se io parlo al passato. In Giovanni 20, la consecutio tempo è un casino. Se ci fosse stato il mio professore di greco a tradurre il compito in classe di Giovanni, perché i termini sono tutti sconfusionati, presente, perfetto, presente, non ci imbalzano, ma non li stiamo a tradurre, non è, ripeto, una lezione accademica, ma se uno andasse solo a leggere i verbi, non torna la forza di questo tempo in Giovanni, perché? Lo vedremo la prossima volta. Vediamo con una traduzione ancora più letterale, tocchiamo anche due cose, un dettaglio e uno. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i telini sgonfiati.
e gli sudali che era sul suo capo, non sgonfiato con i peli, ma vedovamente escrescente verso uno l'uomo. Se Don Vito legge questa roba a Pasqua alle 11:30, ci facciamo tutti i buddisti. Allora scopriamo il dettaglio prima di tutto. Ma la nostra fede va iniziata. Qui non si tratta che non si può tradurre letteralmente perché tutti ci facciamo buddisti oppure non capiamo nulla, ma la nostra fede va iniziata, va educata come partecipare a questi incontri o ad altri, così che ci aiutano ad approfondire la fede, perché altrimenti se ci basta solo la roba esteriore, la nostra fede non è scialba, è per questo che le chiese sono vuote. Ma non è perché sono vuote, sono piene, in questo caso sono vuote perché sono vuote. Perché non è pieno chi parla di fede, chi testimonia di fede, quello è il problema. Andiamo allora a ascoltare alcune cose, le sapete, le ho già spiegate, andiamo a trovare il dettaglio. Qual è il dettaglio? Il dettaglio riguarda il sudario. Questo sudario nel greco originario del testo non è era stato, ma è era. Vedete il greco en significa era, non era stato, era. Non è una semplice sfumatura. Infatti questo era, prima di tutto, specifica che il sudario era rimasto immobile per nulla spostato dal suo posto. Il sudario, insomma, continuava a rimanere nella sua posizione specifica, ovvero collocato presso il capo. Fatto questo, di per sé già sconcertante, che andava a ribadire l'indubbia e sbalorditiva assenza del capo. Ma non basta. Questo era, poi, indica un fatto ancora più sconcertante. Difatti, la visione di questo sudario che era rimasto collocato presso il capo, era sul suo capo, ovvero il capo c'era, continuava ad esserci. Sia che il sudario era lì, ma era sul suo capo, cioè sul capo c'era, non c'era. Ed eccoci al finale. Cos'è questo brutale verso uno l'uomo? Bene, prima di tutto, quello che la traduzione CEI 2008 rende come se fosse articolo indeterminativo. Un luogo, appunto, in realtà nel greco originario del testo è esattamente il numerale uno. Eis, penso, ena, significa uno, uno, due, tre, significa un, uno, una. Ena, uno, come il numero. Quindi la traduzione letterale è uno. È interessante riferire come per gli ebrei il luogo, per ricordare come dicevo prima, il luogo che in ebraico si dice Ammakom, per gli ebrei il luogo che in ebraico si dice Ammakom fosse e sia esattamente uno dei nomi di Adonai, uno dei nomi di Dio, uno dei nomi del Signore. Gli ebrei non possono chiamare, sapete, il tetragramma sacro, YHWH. Gli ebrei non possono menzionarlo e danno diversi nomi, Adonai, oppure Shem, il nome, o anche Amakom, che lo chiamano il luogo. Il Signore, quindi, ovvero il luogo, questa è una cosa molto
significa Adonai Melechanu, significa il Signore è uno. E il Signore, abbiamo detto, si può chiamare il luogo. Ecco allora come questa apparentemente brutale traduzione letterale eis enatom verso uno luogo, ma esplicitata, possa aiutare a sciogliere questi sconvolgenti e ineffabili versetti dal loro pieno compimento. Ebbene, cosa stava rivelando allora tutto quello sconcertante e orrendo funerario? Tutto quello sconcertante e orrendo funerario stava rivelando, o meglio stava indicando, eis verso. Tutto questo orrendo funerario stava indicando l'uno luogo, cioè l'unico Signore, l'unico Dio. Tutta quella sconcertante assenza stava rivelando, o meglio stava indicando, la presenza dell'uno luogo, cioè dell'unico Signore, dell'unico Dio. Quel luogo, insomma, era pieno dell'uno luogo, proprio perché era sgonfio, era gonfio dell'uno luogo. Questa è l'esegesi, come potrebbe dire, no? Ma abbiamo visto prima, l'esegesi non è speculazione, non è roba astratta, è roba pratica e concreta, e va tenuta in considerazione anche per l'analisi concreta di questi versetti di Giovanni 26:7. Ma facciamo bene attenzione, abbiamo finito, Fino adesso nel Vangelo stiamo commentando Giovanni. Facciamo attenzione. Il Vangelo secondo Giovanni, se uno lo legge in greco ma lo sente anche in italiano, il Vangelo secondo Giovanni insiste con insistenza. Se uno lo leggesse consecutivamente lo sentirebbe. Il Vangelo secondo Giovanni insiste con insistenza esattamente su un avverbio. Avverbio che nel testo originario greco è espresso col termine poten. E la traduzione, ovvero il significato del termine poten, che viene continuamente ripetuto in Giovanni, è precisamente la traduzione da dove. Nel Vangelo secondo Giovanni si dice sempre poten, poten. Vedete, io ho citato, da dove, è una cosa ridondante nel Vangelo secondo Giovanni, ma non è forse vero che questa espressione da dove mira specificamente alla ricerca, ovvero alla determinazione proprio di un luogo? In Giovanni si dice sempre da dove, da caso l'acme del Vangelo secondo Giovanni è eis ena topon, verso uno luogo. È interessante questa cosa. Siamo giunti alla fine del nostro incontro. Scrive Dante nel primo canto del Paradiso: transumanar significa per verba non simporia. Però l'esempio basta, cioè le cose ultra umane, dirle a parole non si possono dire, quindi ci basti l'esempio. Ecco allora, ci basti questi piccoli esempi che abbiamo offerto per sfruttare e gustare con maggiore intensità l'evento salvifico della risurrezione. Risurrezione di Gesù, che come ho detto più volte è kerygma e storia. Ora facciamo un ultimo sforzo. Lo rileggiamo ancora una volta, introduzione completa a questo punto, con tutti i dettagli che vi ho dato, ma prestateci bene in testa. Adesso guardate come avrebbe guardato Pietro con tutto quello che vi ho detto adesso. Se volete, vedete anche gli occhi, è un esperimento che non ho mai provato.
Sentite come si schiude maggiormente l'ineffabile esperienza della risurrezione. Lo leggo piano. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teligni sgonfiati. E il sudario, che era sul suo capo, non sgonfiato con i teligni, ma vedovamente e screscente verso un luogo. Chiudiamo infine vedendo ora con maggior nitore e consapevolezza, articolato in due sequenze, l'istante della risurrezione. Come avvenuto, un bel lampo di luce, e quindi la nostra assenza, ovvero il nostro vuoto, che però è presenza piena